Anna Spissu. Notizie per Noè. Quei due, che non erano neppure così giovani e neppure così belli, che non sappiamo se siano delle brave persone o abbiano mai fatto del male a qualcuno, quei due sulla banchina del treno a Genova Principe, si sono abbracciati così forte che sembravano un albero solo, con due chiome. I baci sulla bocca sarebbero venuti dopo. Prima ci sono state le mani a toccare i capelli, il volto, a stringere fra le braccia le spalle, la schiena, come a dire: ti aspettavo tanto, amore. Sei vivo, esisti. Siamo qui adesso. Siamo noi, il mondo. E tenendosi per mano, in quell'amore dilagante, come una maternità, li ho visti scendere le scale e avviarsi felici verso la loro resurrezione privata, in una qualche casa della città. Il pensiero di scendere, attraversare l'ombra dei vicoli, arrivare alla luce del porto e affidare al mare infinito un messaggio nella bottiglia. Oppure stare qui sul treno, aprire il computer portatile e mandare via web un messaggio a Noè. Se in qualche punto del tempo fosse previsto un altro diluvio e tu costruissi un'altra arca, ti prego, scegli due come loro.